Bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Platino Luminescente. La scorsa volta ho sconfitto Gardenia dopo aver superato i boschi Vapore, aver sgominato il Team Galassia dalla centrale turbine. E Gengar avrebbe bisogno di livellarsi un pochettino. E 25 non è proprio basso come livello, ma comunque. Sì, ho la medaglia foresta, quindi posso entrare qui, vero? Questo Gengar è di una figaggine unica, perché poi sembra un Banette fuso con un Gengar, è bellissimo. E poi anche lo spillo che si usa per fare le maledizioni. Chio. Chiodio spillo. Accursed body. Io neanche mi ero proprio scomodato a vedere che abilità avesse. Dico, è bello, basta, è squadra, come quando avevo 8 anni. Entriamo allora nell'edificio del Team Galassia e sgominiamoli tutti. A proposito, posso già usare la chiave? Mi serve qualcuno che carria comunque Gengar, perché Gengar è un po' di buolino. Eccolo qua, primo Pokémon della squadra ad avere la forma finale tramite evoluzione. Gengar l'ho trovato già così allo stato brado, quindi. Sapevo che c'era Gengar dietro a quadro perché era una chiara reference al fatto di poter mettere la schedina nel retro del Nintendo DS. Di rosso fuoco, verde foglio, e comparivano Haunter e con un po' scarsissima probabilità Gengar. Almeno questo è quello che ricordo, che compariva anche Gengar. Allora, vuole imparare vuoto onda. Oddio, non sarebbe male. No. Ma io sto girando qua sopra e posso raccogliere le MT come mi pare? Vabbè, signorina, allora, che bisogna fare qua? Che cosa vuoi? Ah, che shock da parte mia chiedertelo. Vuoi liberare Pokémon? Come se te lo lasciassi fare? Dovrai. Da lì a ricevere la posa. Vabbè. Non ho mai capito il senso di quella gamba mezza scosciata. Boh, non lo so cosa avesse in mente Game Freak. Forse andava di moda a quel tempo, boh. Oddio, Golbat con sgranocchio. Non esiste un Golbat con sgranocchio. Nessuno insegna sgranocchio a Golbat, perché voi sì? Il problema è che è più veloce, se fosse lento, dici, sai, me la posso giostrare. Invece no, è veloce. Sì, qua è buio, Croconaut. Oh, vabbè. It was at this moment that he knew. He fucked up. Chissà come se la cava Swellow, vediamo un po'. Ok. Sconfitta Comandante Jupiter, e quindi la nostra investigazione sulla statua del Pokémon finisce qui. E Martis ha già collezionato energia della centrale turbine. Vabbè, ad ogni modo, vecchio, vuoi ringraziarmi quando vengo al tuo negozio di biciclette? Ecco, ora sì. Ora possiamo andare. Allora, qui ci sono i macchinari per trasformare Rotom nelle sue varie forme. Allora, io mo sono curioso di sapere questo che ricompensa mi dà. L'ultimo modello di bicicletta. Ah, ma già ce l'ho, esatto. Allora puoi avere questa rara pietra... Oh. Ah, Dawnstone, pietra arbore. Ok. Andare alla pista ciclabile è un vero e proprio obiettivo del quale non posso fare a meno. Perché c'è lei, Camillona Nazionale. Voglio darti qualcosa, questo uovo di Pokémon lo accetti? Certo! Allora, ho letto che le uova di Pokémon contengono 4 Pokémon diversi. Quindi vediamo che cosa esce da questo qui. Mi chiedo però perché ci obblighino a fare la pista ciclabile. Non posso andare direttamente a sfidare la terza capopalestra? E si evolve anche Croconaw! Eh già, che bello. Si evolve molto presto in effetti. Lo giocai una sola volta in Pokémon Oro e rimasi scioccato dal vedere che si evolveva subito. Bellissimo. Si evolve tardi, a livello 18, nel primo stadio evolutivo, ma al secondo subitissimo. Bello, bello, bello. Faceva ridere lo sprite di quarta gen perché sembrava che avesse le chiappette. Damn, boy! Era stranissimo come sprite. Già si schiude l'uovo? Abadiu? Ehi! Roserid sarebbe un bel Pokémon, ma ho già il mio bellissimo Grovyle. Questa di qua è la caverna dove ci sono i Gibble, vero? Ah no, c'è lei? Mira? Non c'era Risa qua dentro? Ah, si evolve Trapinch. Lo faccio evolvere perché tanto impara troppo forte al 35, ma... Che ci fa un Pokémon Drago con troppo forte? È inutile. È una mossa lotta che... È forte, sì, ma ti diminuisce l'attacco e la difesa. La usi una volta e finita. Il mio Kadabra ha mandato un segnale d'aiuto, ma nessuno ha risposto.
Mi chiamo Mira, stavo catturando Pokémon e sono... E ho perso qualcosa di davvero importante, potresti darmi a cercarlo? Ah, forse è questo? Crimson Ribbon! Ah! Sai dove è l'uscita giusto? Ah, devo riportarti anche all'uscita? Cos'è quello? Sono il... Allora, Gabite stava dall'altra parte, no? Devo fare l'entrata dall'altra parte. Garchomp è Garchomp, però Flygon è Flygon. Sono davvero tentato di levare un bellissimo Trapinch che ora è un Vibrava, che sto allenando da quando era solo un povero cucciolo smarrito. Ho davvero un cuore di pietra, levare Vibrava per mettere Garchomp. Sempre Terra Drago, dici? No, tengo Vibrava. Bene. Ah, eccolo qua, Cyrus. Io continuo a camminare, sì, non ci fare caso. Stando ad alcune teorie, il Monte Corona dovrebbe essere dove la regione di Sinnoh è nata. In un mondo appena nato, dove il tempo scorreva e lo spazio si espandeva, non doveva esserci alcun conflitto. Ma cosa ne è stato di quel mondo? Dato che lo spirito umano è debole e incompleto, il conflitto si è espanso e ha rovinato il mondo. Trovo tutto ciò deplorevole. Io continuo a camminare come se fossi in preda a qualche spasmo muscolare. Oh, Cuoripoli, finalmente. Dai, chi è che mi fa perdere tempo ora? Oddio. Ah! Il piano è Feraligatr che ha Sgranocchio e Gengar ovviamente davanti con i savi occhiali. Nel caso Gengar dovesse fallire, e sarà così quasi sicuramente, mandiamo Feraligatr con Sgranocchio e tanti cari saluti anche a Fanny. Ah, qua bisogna rispondere alle domande. Oh, finalmente sei arrivato. Lei però ha l'accento francese. Da quando sono arrivata in questa regione ho sempre cercato di imparare nuove cose. E studia anche Pokémon, è diventata capo palestra. E quindi sì, ti sfido. Dai, andiamo avanti. Su, mo, a ricordarmi tutto quanto il testo non c'ho voglia. Anche perché a tradurlo poi fai l'accento francese come un idiota. Io non lei, ci mancherebbe pure. Quindi non c'ho voglia. Miss Magius. Ma subito è Pokémon. Ma è Pokémon Ace Miss Magius, scusa. Cosa mi stai dicendo, Fantina? Potrei fare Sucker Punch, ma no, faccio Shadow Ball. È più veloce lei, ovviamente. Ah, beh, ha resistito, Ha resistito. Sucker Punch, eccolo qua. Nice. Potrei mandare un altro Pokémon per far recuperare la salute a Gengar, ed è quello che magari faccio, perché no? Tra l'altro ho preso anche la roccia anima, quindi sì, se Spiritomb qui si prende in maniera molto più semplice che non parlare con 40 allenatori o quanti erano nei sotterranei, sarebbe meglio. Può farmi solo Pain Split? O l'ha fatto così tanto per... Ma è anche gli avanzi, ma che... Cioè, si è diminuita la salute lei, perché ce l'ha più di me, ce n'ha. Mando Grovyle, perché Spiritomb non l'avevo proprio tenuto da conto proprio per niente. Quindi se il suo asso non era Miss Magius in questo caso, dato che l'ha mandato per primo, chi è? Ma no, Shadow Sneak, no. Sì, continua a fare Pain Split. T'ha rimasto poco comunque sia. Perché io qua c'ho poca salute, amica mia, Ah, però potrebbe fare Shadow Sneak lei. E invece non lo fa. Oh, grande. Finalmente Spiritomb se ne va. Manderà Gengar. Cambia. Mandiamo il nostro di Gengar. Il suo però è più forte, mi sa. Ed è giusto così. No, Energy Ball. Le coverage tutte ce le hanno, No, ma dai. Bravo. Però mi sa che questa è persa sta palestra. Non ho revitalizzanti, non... Ok, Banette anche. È andato con un colpo critico. Che potrebbe essere stato fortuito, Sableye. Oh, però è scottato! Allora, ha fatto raggiro, mi ha dato rallento coda. Che altri attacchi ha? Ha privazione? Che non la fa? Fa Shadow Sneak? Quindi fa un attacco comunque che ha priorità. Per quale ragione fai un attacco che ha priorità? Ricarico anche Swellow e lo faccio andare KO con la scottatura. Che mi ha aiutato anche a sopperire un po' a Shadow Sneak, visto che è una mossa fisica. Allora, le cose sono due. O mi sfascia con Ominous, fa Stockpile, che è quella che immagazzina, come si chiama in italiano, non mi ricordo.
Oh, ragazzo! Ok, rilascia energia, quindi assorbe. No, che ha fatto? L'attacco. Ah, sì. Assorbi bacio era? Diminuisce l'attacco, ho capito, ma. Sì, ma si ricarica sempre di tutto, si ricarica? Scusa! E quando finiamo così allora? Sì, che poi la scottatura su un Pokémon speciale non è che ha molto senso. Vabbè, se mi colpisce è finita comunque, quindi boh. Dovrebbe mancarmi 2 volte di fila, infatti pareva. Bene, bene, bene. Finora tutto come prima. Stessi Pokémon, tranne Miss Magius che non ha mandato all'inizio, però ha un Banette che non gli ha fatto male un attacco spettro. Prima non lo so, non me l'ha fatto, quindi Banette non lo so, boh, sarà un tipo normale qui, non ne ho idea. Scarica. Ah, avrei mandato Swellow per ricaricare, ma lo mando ora che è meglio. All'ultimo Pokémon, che probabilmente è Miss Magius. Non ha Spiritomb comunque, ha Rotom al posto di Spiritomb sto giro. Miss Magius, perfetto, mandiamo Swellow. Miss Magius gli farà qualche attacco tipo buio, probabilmente. O peggio, psichico. Oh cielo, questo è il mio Pokémon finale? Eh già, un'altra volta. Dazzling Gleam, certo, un attacco di tipo folletto. Iperraggio? Allora, mi va di fortuna che abbia fatto iperraggio, non so perché l'abbia fatto. Ma è una mossa eccellente. Perché ora faccio sgranocchio. E se lei mi fa un attacco Dazzling Gleam, mi sfascia. Eccolo qua. Sì, beccati questa Fantina, Fanny, come ti chiami? In italiano. Bene, 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 bene. Vinta. Ah. Sei fantasticamente forte, grazie. Perfezione. E diventa Sceptile. Ora tocca solo trovare la Mega Pietra. Bello, 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 bello. La coda soprattutto è bella, sembra un albero di Natale. Allora, Fanny, mi hai sconvolta. Sei molto, molto storto. Molto forte. I tuoi Pokémon sono molto forti. Accotti la medaglia. Grazie. Ehi, Eugenio, ti piace la mia nuova medaglia? Vediamo un po' se ora vendono un po' di revitalizzanti, perché ne avrei bisogno, Per cominciare, 10. Bene, amici, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Levati, caro. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!